questo momento nel nostro paese stiamo sviluppando, identificando e portando a terra gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, importante per tantissimi settori, in particolare per il settore del digitale. In questo ragionamento che faremo insieme mi focalizzerò sul mondo delle telecomunicazioni. Perché? Perché in questo momento assistiamo a un paradosso che adesso vi faccio vedere, che è esigenze sempre più importanti, sempre più pressanti da parte dei clienti su servizi, consumi di dati, velocità e quant'altro, e dall'altra parte un valore del mercato che decresce per tanti motivi, ma adesso li vedremo. Allora, in questo caso il PNRR diventa un fattore importante anche per dare, in questa fase dove di nuovo a fronte di esigenze elevatissime c'è una decrescita del volume di mercato, del valore di mercato, per dare una spinta aggiuntiva e importante. Abbiamo imparato che nelle reti di telecomunicazioni sono state essenziali durante il lockdown. Vedete in questa figura dietro di me che la curva di traffico che si è generata nel 2020 durante i mesi drammatici che abbiamo vissuto del lockdown, stiamo parlando di febbraio, marzo, in parte aprile, ha portato a una esigenza di dati di circa il 60% superiore, un consumo 60% superiore rispetto ai periodi precedenti. E la cosa ancora più importante è che dopo le varie situazioni che abbiamo avuto, questa esigenza di dati si è stabilizzata a circa un traffico che è del 50%, 53% in effetti su rete fissa superiore a quello del 2019 e lo stesso per quanto riguarda il consumo di dati su rete mobile. Quindi cosa significa questo? Che le cose che noi abbiamo fatto e che stiamo facendo stanno diventando strutturali e che quindi strutturalmente la rete è molto più importante e impegnata dal punto di vista dei dati che eroga rispetto a prima. Vediamo perché. Durante quei mesi importanti, se andiamo avanti, abbiamo avuto alcune applicazioni che hanno moltiplicato per tante volte il loro utilizzo. In particolare sono state quelle di videoconferenza, di streaming, sono state le due applicazioni più importanti che hanno aumentato tantissimo l'utilizzo. Perché questo? Perché queste due applicazioni di rete sono la base di quello che noi abbiamo imparato con lo smart working, utilizzare con lo smart working e che ancora oggi stiamo utilizzando e che i nostri ragazzi hanno imparato nella didattica a distanza. A fronte di questo, di una rete di telecomunicazioni, dei servizi di telecomunicazioni che sono sempre più essenziali e sempre più consumati da parte dei clienti, siano esse persone, famiglie o aziende, sul mercato, dal punto di vista del valore del mercato, accade diversamente e vediamo perché. Questo che vedete dietro di me è il grafico del valore di mercato in miliardi di euro delle telecomunicazioni in Italia dal 2008 fino allo scorso anno, 2020. Il mercato è passato
45 miliardi di euro, il valore del mercato italiano, a circa 29 miliardi di euro. Quindi è sceso con un ritmo tale, anno dopo anno, che ha perso in 13 anni il 36% del valore. Allo stesso modo si sono comportati sostanzialmente le due componenti. La componente mobile, che qui vedete con colore rosso, e la componente fissa, che vedete qua con colore blu. Addirittura la grande battaglia che si è avuta sulla competizione di prezzo nell'ambito della rete mobile, dei servizi di rete mobile, ha fatto sì che a un certo punto, durante una storica periodo di forte competizione dei prezzi nell'ambito del mercato mobile, tale mercato è andato anche più giù, ha perso di più rispetto al mercato della rete fissa, che ha mantenuto, seppure in decrescita, una certa maggiore stabilità, ma ripeto, anche in decrescita, perché ovviamente da 20 miliardi, un po' più di 20 miliardi, 21 miliardi, si sta approssimando il mercato di rete fissa sulle soglie dei 15 miliardi. Ma dall'altra parte che cosa avviene? Avviene che gli investimenti necessari sulle telecomunicazioni continuano a essere estremamente rilevanti. Vedete la curva degli investimenti per l'aggiornamento, lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni, siano esse fisse che mobili? 13 anni fa erano 6 miliardi abbondanti di euro, adesso sono diventati oltre 7 miliardi di euro l'anno gli investimenti necessari per i vari operatori per aggiornare e potenziare le proprie reti, senza considerare gli investimenti che periodicamente ci sono per acquistare frequenze in ambito mobile, che si aggiungono. Quindi gli investimenti che sono stati fatti nel 2010 sulle frequenze, quelle molto importanti che vi sono state in allora, e gli investimenti che stiamo facendo oggi, che sono cominciati nel 2017, per le famosissime gare del 5G, il rapporto quindi tra cassa generata e investimenti necessari, se mettiamo insieme la cassa generata, quindi il margine operativo lordo degli operatori di telecomunicazioni, sottraiamo gli investimenti necessari che avete visto precedentemente, vediamo che il margine operativo lordo, l'EBITDA meno i capex, sono una rappresentazione dei denari che sono da un lato a servizio del debito, per ovviamente ripagare i finanziamenti che vengono fatti per sostenere il business, e dall'altro ciò che resta come remunerazione del capitale. E vedete che questa curva, margine operativo lordo meno investimenti, da 10 miliardi di euro sempre degli anni 2008, adesso si è ridotta a un quarto, e quindi gli investimenti, in pratica le telecomunicazioni, oltre agli investimenti, non riescono ad oggi a dare una remunerazione al capitale di tipo interessante quanto lo fosse qualche anno fa. La conseguenza di questo è che il mercato delle telecomunicazioni attrae meno, sempre meno, occupazione. Quindi vedete qua la curva, vediamo la curva degli addetti degli operatori di telecomunicazioni. Da 80.000 persone oggi siamo in un intorno di 60.000 persone, quindi sono state perse, è stato perso il 25% oggi dell'occupazione, e questo trend
non accenna a diminuire. Quindi abbiamo un tema in questo settore di valorizzare meglio le infrastrutture che costruiamo, i servizi che costruiamo. Dove va questo valore oggi? Beh, questo valore va di più nell'ambito delle applicazioni e dei servizi digitali. E quindi, mentre le infrastrutture di telecomunicazioni, abbiamo visto, decrescono nel valore di mercato, le altre componenti del digitale, quindi software, servizi e infrastrutture data center e cloud, come le chiamiamo oggi, crescono. E quindi questo mette effettivamente sotto lente un po' il percorso di evoluzione che dobbiamo fare nel nostro settore. A fronte delle esigenze che vi dicevo, cioè della crescita del traffico, le due componenti di rete, la rete fissa e la rete mobile, stanno facendo dei passi enormi in termini di evoluzione. Questo è un grafico dell'Autorità delle Telecomunicazioni. Tutti i grafici che ho fatto vedere prima sono tutti basati su dati molto importanti presentati da Astel in un recente convegno e realizzati tramite la collaborazione di molte aziende con la analisi e le sintesi fatte dal Politecnico di Milano. Questi sono dati invece dell'Autorità delle Telecomunicazioni. A che punto è quindi oggi lo sviluppo della banda ultralarga, che è uno dei driver che sta come dire, impegnando molti investimenti nella trasformazione di rete? Siamo oggi a 20 milioni di linee di rete fissa in Italia, 20 milioni. Questo numero, se vedete nel corso dei trimestri, questa si legge come sono i report che fa l'autorità trimestralmente, le linee di rete fissa sono scese nel corso degli anni e adesso, grazie alla trasformazione della fibra ottica, stanno piano piano risalendo. E questo è un trend che si manterrà nei prossimi anni ed è un primo trend importante che deve far riflettere, dobbiamo riflettere come settore delle telecomunicazioni. In un anno sono cresciute di 500.000 le linee di rete fissa dopo essere scese inesorabilmente nel corso degli scorsi anni. Perché questo avviene? Perché le nuove reti in fibra ottica a banda ultralarga stanno come dire, suggerendo, insieme all'utilizzo che ne stiamo facendo per lo smart working, per la teledidattica, per lo streaming dei nostri contenuti video, stanno suggerendo alle famiglie italiane, alle persone, di dotarsi comunque di una rete fissa robusta. Non è più vista oggi rete fissa e rete mobile come sostitutive l'un l'altro, non c'è più questo concetto. Sono complementari entrambi e quindi in prospettiva vedremo che queste linee continueranno a crescere, no? Come continueranno a crescere evidentemente quelle di rete mobile, ma poi ve ne parlo. Oggi nelle nostre 20 milioni di linee i collegamenti ad altissima velocità, che quindi sono quelli possibili con la tecnologia FTTH, no? Sono soltanto il 10% rispetto al totale. L'8% lo fanno le tecnologie Fixed Wireless Access, soprattutto in località difficili da raggiungere ancora oggi con la fibra. Il 48% viene fatta con linee, tecnologie ibride, fibra più rame, fiber to the cab, e un 33% rimane
ancorato alle tecnologie a larga banda di prima generazione, quelle ADSL, e con la rete totalmente in rame. Quindi vedete che dobbiamo fare ancora tanti passi nel nostro paese ed è quindi ancora più importante quella logica che dicevo prima, che è il momento di accelerare negli investimenti e quindi anche in qualche modo di remunerarli. Gli accessi tradizionali a banda larga, cioè quelli che qui sono rappresentati con i blu scuri, vedete come nel tempo si stanno riducendo fortemente a beneficio delle tecnologie a banda ultra larga, cioè quelle che vanno oltre 30 MHz. Se guardiamo la situazione europea ci accorgiamo che l'Italia ha un posizionamento rispetto all'Europa migliorabile, anche se abbiamo fatto molti passi avanti dal punto di vista dello sviluppo della rete in fibra ottica, ci troviamo in una posizione abbastanza arretrata in Europa. Fortunatamente i piani che sono stati avviati, di cui poi adesso vi dirò un po' meglio, riusciranno a farci colmare questo gap in pochissimi anni. C'è un piano Open Fiber che sta coprendo le aree nere del paese, ovviamente quelle più redditizie, e le aree bianche grazie alle gare vinte nel 2016 bandite da Infratel. C'è Telecom Italia con la nuova iniziativa FiberCop che sta andando a trasformare la rete ibrida fibra rame in fibra fino a casa, e questo lo sta facendo sempre nelle aree nere ovviamente, ma anche nelle aree cosiddette grigie, e c'è la nuova iniziativa del governo di cui adesso poi vi dirò. Qual è invece allo stesso modo la situazione sulla parte mobile? Sulla parte mobile, quindi, se volete, lo sviluppo delle tecnologie delle reti 5G, anche lì siamo in questo momento un pochino indietro. Ecco, questo perché avviene? L'Italia è stata innanzitutto un pioniere del 5G, avendo assegnato tra le prime paesi europei e del mondo ad assegnare le frequenze, con una competizione veramente molto molto agguerrita, e quindi con una resa di 6 miliardi e mezzo di come prezzo delle frequenze. Però il deployment sta andando meno bene e vedete in effetti, dal punto di vista del posizionamento europeo come deployment della popolazione coperta con 5G, siamo a metà classifica, va bene, e abbiamo davanti a noi però paesi importanti come la Germania, come la UK, la Spagna, che stanno facendo un deployment più veloce. Perché questa situazione? Beh, diciamo che da noi ci sono due tematiche. La prima tematica importante è che le frequenze le abbiamo pagate carissime. La seconda tematica importante è che le frequenze più pregiate per consentire uno sviluppo massivo del 5G, cioè quelle a 700 MHz, non sono ancora utilizzabili, lo saranno, come tutti quanti adesso stiamo vedendo, via via che le televisioni, no, passano nelle bande loro dedicate e liberano le frequenze che vengono utilizzate quindi dalle telecomunicazioni. Su questa situazione noi adesso andiamo a ragionare sulle opportunità che vengono date dal piano PNRR, quindi piano di ripresa e resilienza. Vi sono nel PNRR 6 obiettivi importanti, come se vengono chiamate 6 missioni. Di gran lunga le due più importanti sono la cosiddetta missione 1, che è il digitale, con 40 miliardi che vengono dal PNRR più una decina di miliardi che vengono dal fondo complementare
nazionale, quindi alla fine un portafoglio di 50 miliardi di euro di investimenti possibili, di finanziamenti possibili, e dall'altra parte l'M2, che è il green, la trasformazione green evidentemente delle nostre economie, dei nostri paesi, con 60 miliardi sul PNRR più 10 miliardi sui fondi nazionali. Digitale e green continuano a essere e saranno per molti anni le due stelle polari, no, del nostro sviluppo, e quindi su queste dobbiamo fare, ovviamente anche la nostra azienda, tesoro di questo tipo di direzione strategica che sta prendendo il nostro paese, ma che sta prendendo tutto il mondo. Nell'ambito dei 50 miliardi del digitale ci sono 7 miliardi dedicati alle infrastrutture di rete, sia fibra ottica che 5G. Cosa è stato fatto dal governo? È stata fatta quindi una nuova consultazione alcuni mesi fa. Consultazione vuol dire una richiesta formale agli operatori di andare a indicare quali sono in 3 anni le loro coperture con fibra ottica, in particolare, in generale, diciamo, con tecnologie che oggi l'Europa chiama Very High Capacity Networks, UHCN, e che possano dare almeno 300 megabit al secondo in downstream e almeno 200 megabit al secondo in upstream. Quindi è stata fatta una consultazione, gli operatori hanno detto dove coprono, i numeri civici, quindi i palazzi, i numeri civici che vanno a coprire con questa tecnologia di fibra ottica per le UHCN, FTTH, e ne è venuta fuori una esigenza di coprire ancora 6,2 milioni di numeri civici scoperti da questi piani. Questi 6,2 milioni intercettano più o meno 7 milioni di unità immobiliari. Cosa ha fatto quindi il governo? Ha calcolato l'investimento unitario per poter portare fibra ottica in queste località a tutti questi 7 milioni di unità immobiliari e ha identificato un finanziamento di 3 miliardi e 800 milioni. Quindi a questo punto abbiamo il piano Open Fiber, il piano Team FiberCop, il piano del governo, e questo significa che entro il 2026 la copertura del nostro paese sarà totale. Le elaborazioni che noi abbiamo fatto indicano che tutti, e di unità immobiliari ce ne sono 36 milioni, diciamo i 30 milioni di unità immobiliari che sono case, industrie, negozi e quant'altro, tutte avranno una copertura a banda ultralarga sostanzialmente in fibra ottica, per qualcosa sarà anche in FWA, e entro il 2026, 4 anni prima della prescrizione europea su tale obiettivo. Poi abbiamo il secondo obiettivo del PNRR digitale telecomunicazioni, è sull'Italia, cosiddetta Italia 5G, il primo ha il brand Italia 1 Giga. L'Italia 5G diciamo, dispone diciamo, si pone tre obiettivi. Diciamo di completare la copertura delle aree cosiddette no 5G e no 4G, cioè dove non c'è una copertura specifica 5G, ok, ma neanche 4G, e quindi per fare questo ha identificato un intervento che va a portare la fibra ottica sulle torri radio che ancora non ce l'hanno, che sono oggi connesse
alla rete tramite punti radio. Quante sono questi siti? Sono circa 13.000, e dato che sapete che per ogni sito ci sono più di una stazione di un operatore, le stazioni interessate sono 18.000. Per questa copertura vengono messi a disposizione 1 miliardo di euro. Poi c'è la creazione, diciamo, di una più robusta copertura della mobilità. Ciò avviene sulle strade, sui corridoi transfrontalieri, nelle gallerie ovviamente, e avviene, e questo però sarà in un altro obiettivo, lo cito soltanto per completezza, avviene per coprire meglio e per coprire il nuovo sull'alta velocità. Oltre a questi obiettivi abbiamo il piano scuola, quindi completiamo, e il piano sanità, cioè completiamo le scuole che non sono ancora connesse in fibra ottica, gli ospedali o i presidi ospedalieri che non sono ancora connessi in fibra ottica. Questi sono circa 15.000 tra scuole e ospedali, e quindi a queste vengono assegnati investimenti per circa 760 milioni di euro. E infine c'è un ultimo obiettivo per le isole minori, totale 6 miliardi e 700 milioni di euro, quindi una somma molto rilevante. Ma adesso ci dobbiamo porre una domanda: ma tutto questo sviluppo, questi investimenti, quelli privati e questi di cui abbiamo detto, quelli pubblici, riusciamo a farli in 5 anni, dal 2022, ormai il 2021 è finito, al 2026? Riusciamo a farli? Abbiamo la capacità di farli? Riusciamo a progettare questi interventi? Riusciamo a realizzarli? Riusciamo ad accenderli e quindi trasformarli in servizi? Bene, su questo dobbiamo fare come Paese dei passi importanti. Perché? Innanzitutto perché se non li realizziamo c'è un rischio molto importante, perché gli investimenti, i finanziamenti del PNRR vengono erogati sulla base di milestone. La prima erogazione dei 3 miliardi e 8 del cablaggio in fibra ottica FTTH al 20% del totale viene fatta al terzo trimestre del 2023, dopo che nel 2022 ci sono state le gare di assegnazione di queste risorse e si è cominciato a progettare. Nel 2023 dobbiamo avere già il 20% di realizzazioni. Il 2024, quindi primo trimestre del 2025, dobbiamo arrivare al 60%, e il 2026 dobbiamo arrivare al 100%. La stessa cosa per gli altri obiettivi. Vedete, queste milestone sono prescrittive. Se non si colgono, non si hanno i finanziamenti. Per fare questo, quindi, bisogna iniziare per tempo. E la riflessione che noi come industria stiamo facendo è che oggi, se noi fotografassimo la situazione ad oggi, non abbiamo le risorse necessarie per fare tutto questo. Perché questo? Vediamo un attimo insieme. I piani degli operatori attuali nel 2020 hanno consentito di cablare 2,8 milioni di unità immobiliari. L'obiettivo del 2021 del cumulato di questi piani era 5,2 milioni. La nostra stima è che verrà fatto di meno. Cioè, quindi, nonostante che il settore farà un passo importante da 2,8 milioni a circa 4 milioni, 3,6-3,7 milioni, non arriverà a tutto l'obiettivo che si voleva portare a casa. Negli anni successivi,
la curva di realizzazione, se io sommo tutti i piani e metto il piano del governo, secondo le milestone che vi ho detto, dovremmo arrivare, e vedete se andiamo a recuperare nei 3 anni successivi quello che non siamo riusciti a fare nel 2021, abbiamo una media nei prossimi 3 anni di 6 milioni di unità immobiliari da cablare, quando oggi l'industria può fare 3,5, 3,6, 3,7 milioni l'anno. Quindi c'è da fare, c'è da fare, c'è da prendere dei provvedimenti importanti. Questi provvedimenti noi li abbiamo tradotti in un'esigenza di circa 10.000 tecnici aggiuntivi tra progettisti e tecnici di rete. Probabilmente è ancora di più di questo, probabilmente è tra 10 e 15.000, perché nel frattempo anche i due operatori, abbiamo la sensazione che anche i due operatori, sia Fibercop che Open Fiber, vogliano accelerare e incrementare i propri sviluppi privati. Ebbene, 10.000 sono la nostra stima, cioè tra 10.000 e 15.000, tra cui vi faccio vedere adesso la curva dei progettisti, questa ci, se andiamo alla successiva, questa ci coinvolge veramente da vicino. Vedete, rispetto a oggi un totale di un migliaio abbondante di progettisti presenti nell'industria, il fabbisogno è di un raddoppio, diciamo 1.000 progettisti in più. Su questo, allora, innanzitutto la nostra azienda, Italtel, che è stata l'azienda che ha avviato questa nuova stagione di professionalità, no? Di progettazione delle reti in fibra ottica, quindi già dal 2016 ha investito su questo settore e adesso abbiamo una scuola davvero importante di ragazzi, di specialisti, di ingegneri che fanno questo mestiere. Dobbiamo fare di più e quindi quello che noi proporremo nelle prossime settimane è di avviare delle academy. Avviare delle academy significa mettere in aula 30, 40, 50 ragazzi, 50 ingegneri alla volta e fargli fare un percorso di alcuni mesi di scuola, proprio di scuola, di formazione. E questo va fatto prima dell'assegnazione delle gare che sarà nel secondo trimestre del 2022, terzo trimestre, secondo trimestre al massimo, scusatemi, del 2022, se no non si riescono poi a realizzare le cose che ho detto. Dobbiamo fare delle academy, queste academy devono essere almeno una ventina se non di più e l'industria deve farsene carico, ovviamente a fronte di dedicare, ed è poca cosa, da parte delle istituzioni, una parte, stiamo parlando di qualche decina di milioni di euro, di quei 3,8 miliardi di finanziamenti, dedicarli allo sviluppo di queste academy, di queste design academy, network design academy, che sono estremamente importanti. Vedremo come questa proposta potrà essere messa a terra, però devo dire che ho trovato nell'industria una grande condivisione di questo principio e la voglia di prendersi in carico ciascuno qualcuna di queste academy e di portarle a terra immediatamente. Ma non basta questo per poter andare a realizzare quanto vi sto dicendo. La realizzazione è davvero tanto complessa, abbraccia tutto il nostro paese, i nostri comuni, eccetera, e la velocità dipende tanto dalle autorizzazioni che ci sono a livello locale per poter fare le opere, quindi installare, scavare,
e poi mettere delle piccole infrastrutture, gli armadi ottici e via discorrendo. E allora proprio nella gestione dei permessi va fatto ancora qualche passo avanti. Anche qui bisogna anticipare, sono buone le conferenze dei servizi che fanno alcune regioni, ma oggi debbono essere rese più veloci, più frequenti, altrimenti la necessità di autorizzazioni diciamo non segue il passo di quello che dobbiamo realizzare. Oltre a questo, l'altra importante, quindi abbiamo detto risorse, abbiamo detto permessi e velocità dei permessi. A tutt'oggi, se noi andiamo a fare la somma dei giorni che sono necessari per ottenere delle autorizzazioni, noi andiamo a 180 giorni per autorizzazioni necessarie a sviluppare 500 unità immobiliari, cablarle in fibra ottica. 180 giorni sono 6 mesi, è un tempo enorme. Pensate che il nuovo decreto delle semplificazioni dell'estate indica invece in 60 giorni il massimo che deve essere accordato per dare le autorizzazioni. Siamo a 3 volte tanto, ancora non va bene. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare dei passi avanti. Ma non è, anche questo non basta. E vediamole allora tutte quante le tutto quello che è necessario fare, su cui poi la nostra azienda si sta impegnando proprio per essere insieme alle altre industrie del settore la guida, no, dello sviluppo di questo importantissimo piano di infrastrutturazione del nostro paese. Noi riteniamo che i contratti del settore debbono essere di lungo respiro. Se c'è un programma di 5 anni che impegna ad assumere, impegna le risorse, lo stesso debbono essere i contratti, per carità, ci debbono essere le gare, per carità, ma poi i contratti d'appalto debbono avere un respiro simile a questo programma importante dei 5 anni che stiamo affrontando. Deve essere facilitato il riuso delle infrastrutture, in questo senso devo dire che anche gli operatori si stanno muovendo, devono fare di più. La mia stima è che, vi ricordate, vi ho detto che dovremo cablare alla fine 30 milioni di unità immobiliari, la mia stima oggi è che più della metà di questi avranno 2 reti, no? Il che non è negativo, è positivo, ma queste reti devono essere in qualche modo, intervenendo sulle stesse aree, devono avere forme di coordinamento. Queste forme di coordinamento sono riuso delle infrastrutture esistenti e, diciamo, come dire, principi di coinvestimento sul nuovo. Sul coinvestimento si potrebbe dire tantissimo, non abbiamo adesso il tempo per poterlo fare, però il coinvestimento è una strada importante per poter andare veloci nello sviluppo delle infrastrutture e anche essere efficaci ed efficienti nello sviluppo stesso. E poi sulla parte di permessistica, ho già detto, dobbiamo portare a casa diciamo una migliore sostenibilità economica e finanziaria delle opere. Queste sono opere lunghe, le squadre devono stare in campo per tanto tempo e quindi occorre non soltanto essere remunerati a lavori completati, no? E che quindi i permessi ci devono essere stati, devo aver chiuso i cantieri, non è solo quello, va fatta una gestione finanziaria attenta a stati di avanzamento lavori. Tutte queste cose noi le abbiamo raccontate al ministro Colao e al suo team, e devo dire che siamo stati ascoltati con attenzione e io sono molto fiducioso che tutto questo porterà a uno sviluppo veloce e importante e utile
per il nostro paese e per l'industria del nostro paese.